Un'estate, nonostante tutto, di grandi eventi a Pescara, uno di questi Pescara Jazz. Assolutamente sì, io credo fortemente che da un momento, da una difficoltà possa nascere un'opportunità e noi l'abbiamo colta subito come città di Pescara. Voglio ricordare a tutti, siamo stati una delle prime città italiane a fare comunque un evento in streaming nonostante il periodo, per dare un forte segnale all'ambiente che è stato davvero molto colpito da questa pandemia. Oggi orgogliosamente siamo qui per presentare il calendario di Pescara Jazz che ci sarà a Pescara, sarà operativo dal 2 luglio a seguire, ci saranno varie date e un motivo di orgoglio, lo dico anche non solo come assessore al turismo e grandi eventi ma come, anche come ex presidente dell'ente manifestazioni pescaresi, un motivo di orgoglio è anche il fatto che per quest'anno per la prima volta avremo tutti artisti italiani con una grande presenza di artisti abruzzesi. Paolo Fresu che si presenta col suo Devil Quartet è un punto di riferimento che non ha bisogno di presentazioni, in questo momento probabilmente il musicista italiano più apprezzato sia nel nostro paese che all'estero, un musicista che guida tutto il movimento e il settore del jazz italiano. Segnalo però una prima assoluta che vedrà un inedito duo, quello tra Roy Paci insieme ad Enzo Favata che è un po' il suo alter ego nel campo del jazz, della musica etnica. Poi abbiamo la presenza di Ralph Towner insieme a Javier Girotto e gli Aires Tango. Aires Tango, capitanati appunto da Javier Girotto, è un gruppo apprezzatissimo da decenni nel nostro paese. Avranno come ospite Ralph Towner, musicista di valore internazionale, tutti quanti ricordiamo chitarrista degli Oregon. Però vorrei segnalare, oltre agli altri musicisti, Roberto Gatto, Rosario Giuliani, i musicisti abruzzesi che abbiamo ritenuto importante investire risorse sul territorio in un momento in cui lo spettacolo dal vivo ne ha davvero bisogno, che è un settore che è stato fermo per mesi, quindi diciamo, è stato davvero messo in difficoltà dalla situazione di emergenza sanitaria, e quindi Max Ionata, Claudio Filippini, Nicola Angelucci che suonerà con Max Ionata e i giovani soprattutto, Michelangelo Brandimarte che presenterà un suo lavoro discografico che si chiama Songs, così come Francesco D'Alessandro che ha inventato questo progetto che si chiama F-Army, quindi molti musicisti abruzzesi, un festival molto italiano.